Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Ultimo video dedicato alla Pepsi cinese o giapponese, quella che sia, e si chiama Pepsi Refresh Shot. Poi ci sono scritte cinesi che non so dirvi cosa potrebbero stare a significare. Questa lattina che lo lasciamo anche a te per l'ultima perché è veramente molto bella, stile quasi, che so, festa tipo di concerto, qualcosa del genere tipo. Adesso comunque cambio in quadro e andiamo in dettaglio questa mattina. Ok, eccomi qua con la Pepsi Refresh Shot. Poi ci sono scritte in cinese, però abbiamo qui una stampa di un fulmine, non so dirvi, potrebbe essere un energy drink. Ripeto, la sto sperando lì, ma probabilmente no, non so dirvi. Per il nome è qualcosa che riguarda la Pepsi normale, ma è in versione tipo doppio, triplo gusto, qualcosa del genere, secondo me. Cosa abbiamo a sinistra? Abbiamo i valori nutrizionali scritti qua, di 56 calorie probabilmente. Lattina da 100 ml, cioè è più piccola di tutte le altre, seriamente. Cioè, quella è 200 ml, 222, questa è 100 ml, cioè praticamente uno shortino quasi. Ma siamo sicuri che 100 è di più? No, non vedo altre scritte. Poi, vabbè, quando tradurrò vedo se c'è scritto di più o meno. Poi abbiamo gli ingredienti, qua altre cose scritte. Tutto in una lingua cinese, giapponese, quella che sia, non so dirvi cosa ci sia scritto, quindi per chi volesse può stoppare il video e tradurre. Il produttore presumibilmente forse Pepsi Cola, anche in questo caso. Qua c'è la scansione del prezzo, si ripete la stessa scritta di prima da questa parte, Refresh Shot Pepsi. Sopra abbiamo linguette con la T normalmente, nulla di particolare. Sotto abbiamo la scadenza, non ho guardato se è scaduta, ed è scaduta da un anno. 2023, gennaio 2023, oh mio Dio, c'è sta bevanda quindi è scaduta. C'è la peggio bevanda che è più scaduta che sto portando perché è scaduta da ben un anno e 7 mesi, quasi 2 anni. Cioè, sta bevanda è datata. Ok, qui c'è veramente il rischio che io mi senta male perché veramente io spero che sia stata conservata bene perché sta bevanda potrebbe essere anche imbevibile. Cioè, 2023 gennaio. Cioè, allora quando l'ho comprata già è scaduta, per forza. Prova olfattiva. Odore un po' strano, cioè, sembra sì un po' come quella zero. Andata male, però vediamo un po' com'è messa. Che fa abbastanza schiuma. No, ma mi sa che è di 200 ml, non può essere mai un 100 ml perché se è di 100 ml veniva tanta. Ok, diciamo che di per sé il colorito è quello, non mi sembra essere andata male, cioè, il colorito mi sembra buono, quindi potrebbe essersi mantenuta quasi perfettamente, dico quasi. Ha dei colori strani, sto guardando bene se c'è qualcosa di strano o no. Ok. Adesso la vado chiaramente ad assaggiare. Ok, eccomi qua, stavolta sono riuscito a mettere in grado migliore. Cioè, questa bevanda forse è la bevanda più scaduta che sto portando nel canale. Scaduta da 1 anno e 7 mesi. Cioè, quando l'ho comprata doveva essere già scaduta per forza perché l'avrò presa sì lo scorso anno, ma era, parliamo di settembre, ottobre, novembre. Cioè, se è scaduta questa gennaio ed è giunta, bah. È buona, non sembra sia andata male, non sembra, dal gusto, quindi forse si è conservata perfettamente. Non è né troppo gassata, né chimica. È strana, cioè mi ricorda vagamente la Zero. Però potrebbe essere comunque la classica Pepsi. Cioè, non noto nessuna peculiarità, il gusto mi sembra uguale a quella normale o quella zero. Forse leggermente più forte, ma se si nota sta cosa è veramente appena. Cioè, se il gusto dovesse essere tipo il doppio, mi si è aspettato un'intensità di gusto molto elevata. Un po' come quella marshmallow, che era con gusto di caramello molto più intenso.
Ma conclusioni? Premetto, non so dirvi se sta bevanda ha un gusto particolare. Forse era un marshmallow e mi sbaglierò, cioè, non penso, cioè, nel dubbio per cosa sia scritto qua sopra gialla, però poi non lo so, ripeto. In ogni caso, non sapendo se sta bevanda doveva essere il doppio o meno, se doveva essere il doppio, avrei dovuto dare questo voto, cioè, do questo voto, diciamo per applicazione, quindi Pepsi Refresh Shot, voto finale per me 9 su 10. Non gli do 10 perché non so se sta bevanda veramente doveva essere più intensa col gusto di Pepsi, perché se così fosse non è mantenuta fedele a come è descritto qui. Chiaramente poi andate a dire queste due frasi per capire cosa c'è scritto comunque. Va bene, se questo video vi è piaciuto mi lasciate un mi piace, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!